Questo il nuovo bar gelateria Paninoteca di Marina di Gioiosa Ionica in via Matteotti vicino al turismo. Estro porta la sua ventata di aperitivi alla sera. Estro anche su Facebook, ma soprattutto a Marina di Gioiosa Ionica. Cercando sconfermare o trovare un nuovo allenatore. Goal, Franca Leone passa in vantaggio con una inzuccata di chi di solito la rifila facilmente, che è Giovanni Galletta. Posso dire che durante la settimana si è tanto parlato dell'allenatore e ieri sera viene arrivata la possibilità che l'Interreggio non ha riconfermato Nucera. Ci sa fare quello che vuole, dove la andava a piazzare Emanuele Ficara. Questo è un nuovo appuntamento per quanto riguarda lo sport, si chiama Complimenti, mi pare che anche il locale che abbiamo scelto si addica a noi e a Femmina TV. Ecco perché facciamo l'esordio sul blog e poi in attesa del 684. Cara Annalisa Costanzi, ben trovata. Ben trovata, ti ringrazio per l'invito. Questa è una nuova avventura insieme, il calcio visto dalle donne, il sottotitolo, perché se lo vediamo noi che cambia sostanzialmente? Niente. C'è un modo forse un pochino più frivolo, molto naturale, senza simpatie e antipatie. È vero? Verissimo. Allora, che ne pensi di questo avvio per quanto riguarda proprio la fase di preparazione di questi campionati? Eccellenza e promozione, siamo alle porte, noi andremo in onda sempre al venerdì per presentare la domenica, perché no? Guarderemo anche alla domenica precedente e cercheremo pian piano di capire che cosa stanno combinando queste formazioni, sempre tutte molto attrezzate. Che ne pensi? Si sono attrezzate benissimo, ci sono alcune squadre che hanno dato il massimo del calciomercato e altre che... Ci sono tante novità anche, quindi andremo come ogni anno anche a sondare quelli che sono i nuovi assetti, le nuove formazioni. Tra eccellenza, i due gironi di promozione, chi potrebbe essere la sorpresa? Il Rocella potrebbe finalmente, dopo tanti anni che dice di andare in Serie B, potrebbe quest'anno? Potrebbe farcela? Perché no? Ebbene, l'assetto diciamo che è di tutto rispetto. E le novità, chi ti ha per esempio per ora stuzzicato un pochino la curiosità? Al momento noi dobbiamo studiare, dobbiamo passare la prima settimana di campionato per vedere un Acri che scende di categoria, mi domando, può diventare il battistrada come il Montalto lo scorso anno, visto che comunque si stanno intervallando in eccellenza queste due formazioni? Dipende da cosa viene fatto. Psicologicamente potrebbe rimetterci? Psicologicamente sì, secondo me sì. Potrebbe avere un calo. E poi abbiamo visto anche tante novità in salita. Vedremo di che pasta sarà questo San Lucio, per esempio. Cioè il mister Nevala, che è uno che non si prende mai. È vero, hai proprio ragione. E poi soprattutto sono formazioni come proprio il San Lucido che non hanno guardato proprio all'economia come altre formazioni, quindi a maggior ragione ci incuriosisco un po'. Da vedere. Noi abbiamo un po' di calcio anche da far vedere a livello di servizi, però dobbiamo partire in ordine da quella che è stata l'avventura Coppa Italia. Quindi con te adesso andremo a vedere man mano, girone per girone, in queste tre giornate qual è stato l'esordio delle formazioni. E poi pian piano io in parallelo vi dirò in termini numerici come è andata. Prego Annalisa. Allora, con la prima giornata abbiamo avuto lo Scalea che ha perso contro il Rozzano, mentre il Castrovillare è andato a Pai a vincere 3-1. Poi Scalea che pareggia ancora nella seconda giornata contro il Paia e lo Scalea che va a perdere ancora contro il Castrovillare. Ottimo, quindi Castrovillare già si era delineato per bene. Con il Paia
direzione, come Rogello sullo Scalea, quindi il quotidiano sull'Atri, Promosport sul Soverato ad esempio, Cutro sull'Isola, sono state diciamo delle situazioni un po' fuori dal normale e poi delle doppiette, ma De Lorenzo, Provenzano e soprattutto Borrello per arrivare quindi da Rende Paolana a Brancaleone si sono riconfermati tra coloro che effettivamente come Dorato del Guardavalle sono andati in doppietta sin dalla prima giornata. Quarto girone. Quarto girone troviamo il Fuscaldo che ha pareggiato nella prima giornata con il San Lucido e il San Lucido che poi è andato nella seconda giornata da Mantea ha vinto 2-1 e il San Lucido ancora che ha pareggiato 1-1. La Paolana ha fatto due vittorie e un pareggio, quindi Paolana 7, San Lucido 5, la Mantea 3 e Fuscaldo 1. Quinto girone, con il Cutro che è andato a vincere sia Isola Campo Rizzuto che a Cremisi, e poi alla fine è andato a vincere nella terza giornata contro il Torretta per 6-2. Quindi Cutro 9, Isola Campo Rizzuto 6, Cremisi 3 e Torretta 0. Sesto girone, abbiamo il Sersale con il risultato 5-3 della prima giornata contro il Rocca, Sersale che ha fatto di nuovo 5-0 con questa volta contro il Catanzaro e il Sersale 2-2 in casa del Gimigliano, quindi Sersale 7, Gimigliano 5, Rocca 4 e Catanzaro 0. Girone 7, e Garibaldina che è andata a pareggiare nella prima giornata contro il Monte d'Oro, poi la stessa nella seconda giornata Garibaldina si è di fatto contro il Promosport per 2-1 e il Garibaldina ancora alla terza giornata contro il Soverato per 2-1. Quindi Garibaldina 7, Soverato 4, Montelone 4 e Promosport 3. Girone 8. Abbiamo il Roccella che è il primo in classifica e alla prima giornata ha fatto 0-1 contro il Gioiosa. Roccella contro il Davoli 7-1 e Roccella alla terza giornata contro il Guardavalle 1-0. Gioiosa Ionica è andato alla terza giornata a perdere purtroppo contro il Davoli. Roccella 9, Guardavalle 6, Davoli 3 e Marina di Gioiosa 0. Punto sulla seconda giornata, 79 gol, 4 pareggi, 4 vittorie esterne, su 24 gare, 14 gare sono finite con 2 o più gol di scarto e c'è stata una grande uscita di De Vito dell'Isola con 5 reti, la tripletta di Di Maggio di Elaudi e poi invece doppietta per Ciaccio del Soverato e Fanelli del San Calogero. Andiamo all'ultima delle nostre schermate. Girone 9, abbiamo il Siderno che la prima giornata è andata a vincere al San Calogero per 0-1. Siderno contro il Lato Veronese nella seconda giornata 1-1, mentre il Polissena ha perso contro il San Calogero per 2-0. Nella terza giornata il Siderno ha vinto ancora contro il Polissena, in casa del Polissena per 0-3 e il San Calogero 0-2. Quindi Siderno 7, Taurinovese 7, San Calogero 3 e Polissena 0. Decimo girone. Abbiamo il Bianco che alla prima giornata ha perso contro la Bolinese, mentre il Brancaleone ha vinto 4-0 contro il Marina di Gioiosa Ionica. Brancaleone che ha ancora fatto una vittoria contro il Bianco nella seconda giornata e Brancaleone ancora che è andato a pareggiare nel campo della Bolinese alla terza giornata contro 1-1. Quindi Brancaleone 7, Marina di Gioiosa 6, Bolinese 4 e Bianco 0. Girone 11, la Nuova Gioiese è andata a Rizzigono a vincere 2-1 la prima giornata, ancora Nuova Gioiese nella seconda giornata si è imposta per 2-0 contro la Villese e Nuova Gioiese nella terza giornata contro la Parmese per 1-0, mentre la Rizzigonese Villese nell'ultima giornata ha vinto la Villese per 2-0. Quindi abbiamo una classifica con Nuova Gioiese 9, Villese 4, Valmese 2, Rizzigonese 1. Ultimo girone, dolce. Con il Vocale che è alla prima giornata è andato a pareggiare 1-0 contro il Reggio Mediterraneo. Questa è Reggio Mediterraneo, nuova formazione. Poi il Vocale ancora che è andato a vincere al Gallico contro la Galligese 3-0 e il Vocale che si è imposto per 4-1 a Canone. Quindi Vocale 7, Galicia
benissimo, alla terza giornata praticamente 80 gol realizzati, goleador giuncato del Rocca, De Luca del Real San Marco e Grisolia del Rende con una tripletta, doppietta invece per Cipolla del Real San Marco, Mosacco del Rende, Basile del Corigliano, mollo della Audace Rossanese e Rizzo del Castrovilla. Adesso la prossima fase sarà a quattro gironi da tre squadre, Castrovilla di Trevisacce e Rende nel primo girone, Paolana Cutro e Sersale nel secondo, Garibaldina, Rocca e Siderno nel terzo, per il quarto Brancaleone, Nova Gioiese e Bocale, queste le elette. Allora il calcio dilettantistico calabrese scende in campo con un cuore da leoni, così scrive l'LND, ma con il fair play dei veri campioni. C'è una premessa al fine naturalmente di garantire la regolare chiusura del campionato, le gare in calendario nelle ultime tre giornate non subiranno variazioni, è stato anticipato prima così che non si creino naturalmente delle dicerie che mai ci sono state, però alcune volte sembra essere una novità. Adesso ci tuffiamo nel campionato, visto che tra due giorni si andrà davvero sull'erba o sul terreno, e lo si farà naturalmente attraverso la prima giornata di campionato. Iniziamo dall'eccellenza. In eccellenza prima giornata Catona, Castrovillari, Guardavalle, Brancaleone, Roccella, Isola Capo Rizzuto, Rende, Bocale, San Lucido, Nuova Gioiese, Siderno, Sersale, Silana, Calcio Acri e Stoverato Paola. Per l'eccellenza ricordiamo che la vittoria di campionato è stata quella del Montalto, che ha conquistato anche il premio disciplina, 28.80 il punteggio, retrocessione diretta per Bovalinese e Real San Marco, retrocessione dopo i playout per Palmese e Scalea, esito dei playoff, Rende, Sersale, Roccella, Rossanese, in sequenza per quanto riguarda la classifica, tutte le ritroviamo tranne la Rossanese nell'unico girone d'eccellenza. E sempre per quanto riguarda il massimo campionato regionale, ci andiamo ad ascoltare l'intervista fatta al classe 94 difensore della Palmese, Rocco Ruggieri. Torniamo parlando del campionato di promozione, che la prima giornata si presenterà con il girone A, Trevisaccia Presilana, Rossanese Roggiano, Amantea Praia, Cremissa Fuscaldo, Cutro Rocca Calcio, Garibaldina, Pomosport, San Marco, Torretta, Scalea e Corigliano Calcio. Per quanto riguarda questo girone, la vittoria del San Lucido a fine campionato 2011-2012, premio disciplina al Rocca Calcio 28.35 il punteggio, retrocessioni dirette per Luzzese e Cetraro, retrocessioni dopo i playout per Comprensorio Alto Tirreno. Esito dei playoff, Paolana, e lo vediamo bene dal campionato d'eccellenza, poi Corigliano, Roggiano e Cremissa. Girone B con la prima giornata Bovalinese e Polissena, Gallicese e Montecone, Gioiosa Ionica, Tauro Nuese, Palmese Bianco, Reale Catanzaro, Gibigliano, Reggio Mediterranea, Virtus Villese e San Calogero Sporting Tavolo. Per quanto riguarda questo girone invece vittoria del Catona per quanto riguarda il campionato, premio disciplina al Real Catanzaro 36.85 il punteggio, seguiva la Cittanovese, retrocessioni dirette per San Luca e Cittanovese, dopo i playout la Pro Catanzaro retrocessa in prima categoria, esito dei playoff Bocale, Reggio Sud, Tauria Novese e San Calogero. E adesso per quanto riguarda invece gli altri nomi e numeri, noi li rimandiamo ad un'altra puntata perché il campionato di prima categoria non accenna di iniziare naturalmente in contemporanea con eccellenza e promozione, però in prima categoria ci tuffiamo attraverso la preparazione, pensate, del Galatro e l'intervista al presidente Gaspar Sapioli.